Si è aperta a Fiera Milano City la 26esima edizione di MiArt, la fiera d'arte moderna e contemporanea di Milano, che quest'anno ospita 151 gallerie provenienti da 20 paesi e che si pone due obiettivi principali: rafforzare la propria vocazione internazionale e promuovere il dialogo tra le diverse generazioni di artisti. A dirigere MiArt per il secondo anno, Nicola Ricciardi. Ce l'abbiamo fatta dopo sei mesi in cui abbiamo dovuto condensare il lavoro di un anno, perché ovviamente abbiamo lavorato in tempi fuori dal comune, però sono felicissimo di essere oggi qua a inaugurare questa fiera, che è un po' una continuazione dell'edizione 2021, ma presenta anche tante novità come le gallerie che hanno deciso di fare MiArt per la prima volta, ma novità anche all'interno del padiglione con una nuova disposizione. Come avete visto, si entra per la prima volta attraverso Emerge, cioè la sezione della fiera dedicata alle più giovani gallerie. Un altro aspetto cruciale nel progetto di MiArt 2022 è quello di dare vita a una nuova fase per il mercato dell'arte, per innescare quello che gli organizzatori hanno scelto di chiamare un primo movimento di una possibile sinfonia. E la sinfonia richiama sia il desiderio del settore di fare un passo in avanti, sia i movimenti che hanno attraversato il mondo dell'arte nel corso della sua storia più recente, che è l'ambito di indagine privilegiato della fiera. MiArt è la fiera da sempre sostenuta da Fiera Milano, si conferma ancora una volta capace di raccogliere sotto lo stesso tetto ben oltre 100 anni di storia, da Giacomo Balla e Boccioni fino agli artisti che vedremo giovanissimi presenti alla Biennale di Venezia fra poche settimane, come ad esempio Giulia Cenci. Insomma, un piccolo museo a cielo aperto che invito tutti a frequentare. Main partner di MiArt, anche Intesa San Paolo, è presente con un proprio stand che ospita 5 giovani artisti selezionati da Luca Beatrice. Intorno alla fiera poi si sviluppa tutta la Milano Art Week, che coinvolge musei, istituzioni e spazi pubblici della città.